Vabbè, ce l'ha già ridato. Vogliamo il peschino? Qua siamo abbastanza lenti, secondo me. Questo è figo. Tra l'altro questo qua mi si buffa con Ziliax. Giusto per dirne una. Sai che mi sa che non si sentono le mancanze di tutte le leggendarie che non ho? Lui ha senso scoinarlo, secondo me no, cioè alla fine pesca un'arma, sì, ok, ma non lo gioco. Lui tira la cordicella. Andiamo un minuto. Ok, invece gioca. Ok. A sto punto qua l'arma la peschiamo. E prossimo turno la scoigniamo perché abbiamo già in mano cose fighe, tipo questa, tipo Ziliax. Lui non capisco se sta pigliando per il culo o cosa. Proprio è un you don't know. Allora, grido di battaglia. Io qua farei banalmente così, così e Ziliax entra in campo. Che è fortissimo, cioè ragazzi, è fortissimo. Ci abbiamo pochi cazzi. Uno. Ok. 14-14. Allora, io voglio finire il mana, quindi. Aspetta, non è che c'ho l'Italia in qualche modo. 4, 5, 4, no. Facciamo di questo. Poi questo che potrebbe darmi l'ital. Magnetismo, furia del vento. Regà, noi siamo fortissimi. Quando uno è skillato. Sai che io a sto punto lui lo tirerei quasi in campo. Perché io voglio vedere cosa mi dà con magnetismo. Abbastanza inutile provocazione. Però anche lì. Non è che faccia schifissimo. Ok, chissà se traderà mai. Questo si fa perché lui muore. Penso. Questo è palese. Ah no, lui muore solamente alla fine del suo turno, quindi abbiamo fatto un trade inutile. Proprio un trade di merda. Porca troia. Ok. Questo qua è fortissimo. Lo voglio giocare adesso? Sì. Sprechiamo un mana? Certo.
Assolutamente sì. Me ne frega un cazzo. Dopo qua si setta arma. Però non so neanche se vada ad attaccare. Direi che invece si attacca easy, anche perché tanto mi ha dato lui in campo, quindi è estremamente bello. 5 danni face, onesto. La luce si affievolisce, ma noi combattiamo. Perché non pushargli 5 danni faccia? Già che ce li abbiamo. Questo qua lo teniamo qua per dopo, così non gli facciamo vedere che ce li abbiamo. Qua lui può ovviamente andare a portare del danno. Poi vediamo se adesso lo vede come minaccio, preferisce andare face. Ok, qua a noi servirebbe provocazione scudo divino, a noi quasi piace. Non abbiamo possibilità di lethal, no? 6, 7, quindi 10, 17. No, non abbiamo ancora possibilità di lethal. Per poco. Quindi facciamo comunque di La luce si questo, affievolisce, ma noi facciamo combattiamo. di questo, facciamo di questo, un pelo di danni qua, non è quello che volevo trovare. Prossimo turno è lethal. Calcolando che qua di danni ne abbiamo tipo infiniti. È lentissimo il suo turno, quindi a noi va benissimo così. Ed è lethal. Addirittura con l'arma. Però noi non ce ne sbattiamo i coglioni. Bello, ha funzionato l'idea. Contro il re dei Lich. Allora, Ziliax io lo terrei in mano istant. Ok. Ovviamente io qua aspetterei un pelino. Turno 2, turno 3. Comunque ho un più 2-2 a tutti. Ok, molto più forte questa. Adesso potrebbe essere anche un mega peschino. Fammi vedere cosa fa. Onestissimo. Il fatto che già tu l'abbia
Scombato così a me fa un botto piacere. Con lo Ziliax lì è win condition. Se non riesce a rimuoverlo in qualche modo particolare. Bello fastidioso. Gli inconvenienti capitano. Quello lo andiamo a rimuovere. Peschini qua ne abbiamo. Leroy è già grossino. Perché è così grosso? Perché è così grosso? Ah, mi sa che lui... No. Boh. Allora ce l'abbiamo da un botto di turno in mano? Non lo so. Dubbi. Ok. Che bello sto Lethal, raga. Allora, mega peschino non è malaccio. Io farei lui lo forgiamo instant. Che partiamo subito mega 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 aggressive. Ok. Io farei di questo. Che almeno lui diventa un 2-3, un pelo più cattivello da rompere. Poi buffiamo ancora, alla fine siamo un end buff, quindi se dobbiamo avere stats, questa è la mossa giusta. E poi siamo pure in curva, quindi top. Già che mi diventa... Bello grossicello qua, non è male. Ok. Beh, mi fa molta paura. Questo è ottimo. Ci sta già di finisher in pratica. Gli inconvenienti capitano. Io andrei quasi quasi a far di questo, ma solo perché voglio mettere questo. Lui è anche buffabile. Bella lì. Ci piace. Lui ha win condition. Quindi ci conviene stare relativamente attenti.
a scendere troppo di HP. Quante carte abbiamo? 6, quindi io farei... Beh, se ne andiamo aggressive, lui qua non ce la farà mai. Senti che ritmo curativo! Stai al passo! Questo out, faccia, faccia e faccia. Lui può avere la combo e quello che vuoi, ma not enough. Literally not enough. Non abbiamo peschino di armi, abbiamo trovato comunque un botto di end baffoni. Come può uscire da questa situa? Sinceramente I don't know. Noi abbiamo già lethal settato, assolutamente sì, e ci piace. Attenzione, la partita intanto lì stanno facendo cose, non saprei dirvi cosa, ma stanno facendo cose, quello con la maglietta del Mapei. Tanto che il nostro avversario pensa, ipotizza, veloce sta partita comunque. Davvero molto veloce se si conclude così, mi sa che ha surrendato. O perlomeno penso che se ne sia andato. Ci ha girato bene, cioè, niente da dire, ci siamo giocata molto bene anche all'inizio con la coin. Soddisfatto, vabbè, lui surrenda, perché è simpatico. Vabbè, avremmo trovato anche l'Eroi, quindi easy. Bello, veloce questo, estremamente veloce, bello, very good.